Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. E fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore. Antonia Pozzi è stata questa grande poetessa milanese del secolo scorso, morta giovane, morta suicida, 26enne nel 1938. Abbiamo già altre volte sostato su qualche sua poesia. Oggi vorrei richiamarne una intitolata Preghiera. Sapete, Antonia Pozzi è stata una donna di straordinaria intensità interiore, di una sensibilità molto spiccata. Maria Corti, una famosa italianista e sua amica, dice di lei: «Il suo spirito faceva pensare a quelle piante di montagna che possono espandersi solo ai margini dei crepacci, sull'orlo degli abissi». Ecco, la sensibilità di Antonia è stata un abisso e la sua poesia si è sviluppata sull'orlo dell'abisso. In questa poesia, Preghiera, dice così: «Signore, tu lo senti che io non ho voce più per ridire il tuo canto segreto. Signore, tu lo vedi che io non ho occhi più per i tuoi cieli, per le nuvole tue consolatrici. Signore, per tutto il mio pianto, ridammi una stilla di te che io riviva, perché tu sai, Signore, che in un tempo lontano anch'io tenni nel cuore tutto un lago, un gran lago, specchio di te. Ma tutta l'acqua mi fu bevuta, oh Dio, e ora dentro il cuore ho una caverna vuota, cieca di te. Signore, per tutto il mio pianto, ridammi una stilla di te che io riviva». Il tema del vuoto. Così come il tema del vuoto è al centro di questa pagina di Giovanni che abbiamo ascoltato, no? Dove si parte da questo aspro contrasto tra la festa di nozze in cui il racconto ci porta e il vuoto drammatico che improvvisamente viene a crearsi, un vuoto di vino, che sappiamo ormai nella mentalità semitica del tempo è un vuoto
di gioia, il pessimo presagio della mancanza di vino. La festa è già finita, una festa di matrimonio dove la gioia è già venuta a mancare. Molto presto gli otri rimangono vuoti, che è l'immagine di quella drammatica situazione che viviamo quando ci troviamo a non saper più gioire. Non so più gioire, magari non so dire neanche perché. Perché è tutto abbastanza a posto nella vita, però. E però si comincia ad avvertire un vuoto, si avverte che il tempo della gioia è finito. Non ho voce più per ridire il tuo canto segreto, non canto più. E non so dire perché. La mia vita è abbastanza quella di prima, insomma, non è che sono cambiate tante cose, però dentro di me c'è un cambiamento, un inaridimento. E le sorgenti della gioia si sono prosciugate. Ma perché? Non ho occhi più per i tuoi cieli, per le tue nuvole consolatrici, non alzo più lo sguardo. Il mio sguardo è sempre ripiegato. Sento un peso che mi trascina giù. E la mancanza di gioia prende la forma, ad esempio, di un grande vuoto, no? Le anfore di vino sono vuote, il cuore risuona di vuoto, perché tu sai, Signore, che in un tempo lontano anch'io tenni nel cuore tutto un lago, un gran lago, specchio di te in cui ti specchiavi. Antonia Pozzi saliva spesso alla sua casa in montagna, sua famiglia aveva una casa a pasturo, e lì scrive gran parte delle sue poesie, ritorna spesso sulle immagini della montagna e quindi dice: il mio cuore era come i laghetti di montagna vicino a pasturo che specchiavano il cielo, il mio cuore specchiava te, ma tutta l'acqua mi fu bevuta, oh Dio, non dice quando, non dice da chi, e ora dentro il cuore ho una caverna vuota, una caverna cieca di te, il vuoto. Beh, il grande annuncio biblico è che il vuoto è lo spazio in cui Dio comincia la sua opera. Quindi chi di noi si sente dentro il vuoto sappia che quello è il contesto in cui Dio comincia a lavorare veramente. Fin dall'inizio è il grande racconto biblico, uno apre la prima pagina, c'è subito questa dimensione qua, questa immagine qui. All'inizio c'è un gran vuoto, la terra deserta. Tohu v'bohu, dice il testo ebraico, onomatopaico, no? C'è come un vuoto bronzeo che risuona all'inizio, non c'è nulla, ma nulla è una categoria greca, nel mondo semitico è il deserto che risuona di vuoto. E in quel vuoto il creatore comincia a divertirsi, perché riconosce che quel vuoto è in realtà attraversato da tante presenze che vanno chiamate per nome perché emergano all'esistenza, no? Luce, acqua, cielo, eccetera. Chiamando per nome ciò che apparentemente non c'è, in realtà rende denso quel vuoto, chiamando per nome le cose cominciano ad emergere. C'è un vuoto e c'è una parola di fiducia, una parola impegnata, quella del creatore. Nella pagina di Giovanni troviamo una cosa simile. C'è un vuoto, il vuoto divino, il vuoto di gioia, e c'è una fiducia. Abbiamo detto tante volte, no? I grandi protagonisti di questa pagina sono anzitutto i servi, i servitori, perché si aggrappano alla parola di questo sconosciuto rabbino. Siamo all'inizio del Vangelo di Giovanni, capitolo 2, Gesù è ancora un illustre sconosciuto, non ha compiuto segni, ha cominciato a chiamare i suoi discepoli, non sono ancora 12, sono 4 o 5, è invitato così un po' al seguito di sua madre, ma niente di che, in questo paesino di Galilea. E quando Maria si accorge che c'è agitazione, no? È finito il vino, che dramma, lo dice Gesù. Gesù dice: mamma, stai buona, dai, che non è il momento ancora, no? Ma appunto Maria lo tira dentro, dice ai servi: fate quello che vi dice. Adesso siamo un po' scorbutico, ma dai, fate quello che vi dice. E quindi Gesù rimane un po' incastrato, no? E allora dice: vabbè, riempite d'acqua le giare. Che è una frase assurda, no? Abbiamo detto altre volte, è completamente strampalato fuori dal contesto. Manca il vino e Gesù dice: vabbè, manca il vino? Riempite la vasca da bagno. Non c'entra, quelle sono vasche da bagno, queste sei giare poste all'ingresso dell'abitazione servono perché la gente che entra, tornando dal mercato, tornando da dove possono aver contratto delle impurità, si lavino. Peraltro è acqua zozza perché sono già tutti alla festa, no? Non c'entra niente.
Ma i servi, i grandi protagonisti, si aggrappano alla parola di questo sconosciuto. Oh, vanno ad attingere acqua al pozzo del villaggio, sono 600 litri d'acqua. Fino all'orlo, l'immagine della fiducia piena. E poi seconda frase insensata, Gesù che dice, bravi, adesso prendete l'acqua e portatene a quello che presiede il banchetto, che deve giudicare della qualità delle vivande, del vino, del... Non ha nessun senso che questi prendano acqua dalla vasca da bagno per farla assaggiare a quello lì, dai. Ancora una volta, i servi si fidano della parola. C'è un vuoto e c'è una parola, e ci sono gesti di fiducia. Una pagina come questa ci dice, guarda, per quanto il vuoto sia vuoto, la tua fiducia e l'opera di Dio può aprire a cose sorprendenti. Se manca la tua fiducia è difficile, eh? Se sei nel vuoto e non hai fiducia è difficile. Dai, coraggio. La parola del Creatore ti impegna, ti aggrapperai alla sua parola, le darai credito, è già all'opera, eh? E T. Hillesum nei suoi diari dice che l'uomo occidentale non sa cosa farsene della fatica, della sofferenza, e quindi non ne trae fuori granché, non sa abitare il vuoto. Mi viene in mente una pagina di Antoine de Saint-Exupéry, che in uno dei suoi scritti, proprio sul tema del rapporto tra pienezza e vuoto, no? Sta riflettendo sul fatto che l'uomo occidentale, scrive fine anni 30, inizio anni 40, quindi pensate cosa scriverebbe oggi. Dice, mamma mia, la nostra cultura occidentale è così consumistica, dice ai tempi, che ci ha resi degli otri pieni, ci hanno riempito in tutti i modi di cibo, di stimoli, di immagini, di oggetti, e per forza le sorgenti della gioia si sono inaridite. Dice così, odio la mia epoca con tutte le forze, l'uomo vi muore di sete. Nel mondo non esiste che un problema, uno solo, ridare agli uomini un significato spirituale, delle inquietudini spirituali, far piovere su di essi qualcosa che somigli a un canto gregoriano. L'uomo, castrato di ogni suo potere creatore, che non sa più nemmeno dentro il suo villaggio comporre una danza né una canzone, l'uomo che viene nutrito di cultura confezionata, di cultura standard, come si nutrono i buoi di fieno. Ecco cos'è l'uomo di oggi. Dice, questo siamo noi. Beh, in contrasto, gli uomini che vivono immersi nel vuoto, nell'essenzialità, vivono qualcosa di diverso. Dice, gli uomini del deserto o del monastero, non possedendo nulla, sanno distinguere chiaramente d'onde proviene la loro felicità e così possono salvare più facilmente la sorgente del loro fervore. Così trovano le sorgenti che altrimenti nel pieno debordante rimangono sepolte. E Drewermann, un teologo, commenta così. Dice, sarebbe importante far sì che gli uomini avvertano il più intensamente possibile l'aridità della loro vita, in modo che l'energia del desiderio si risvegli in loro e spezzi il rivestimento soffocante del consumismo e lo strato lipidico che avvolge il cuore. La condizione di bisogno che i servi avvertono li spinge ad aggrapparsi alla parola dello sconosciuto rabbino Galileo. Le danno credito. C'è un vuoto e c'è una fiducia data alla parola che dice, coraggio, avanti, l'opera inizia adesso, eh? Non è che siccome c'è vuoto allora è finito, c'è vuoto e quindi sulle maniche, dati da fare, riempi d'acqua le giare fino all'orlo, il vino non dipende da te, ma l'acqua sì. Chi di noi si sente in un tempo di vuoto, si consegni con fiducia la consapevolezza che Dio nel vuoto lavora, è impegnato a lavorare, e chi si sente disorientato riconosca che in quel disorientamento forze profonde stanno lavorando silenziosamente, un po' per volta.
per tutto il mio pianto, scrive Antonio Pozzi, ridammi una stilla di te, che io riviva, per tutto il mio pianto, dammi una goccia di te, che io rinasca. Nel mio vuoto, donami una parola a cui aggrapparmi. E quindi, nel tempo del buio, del vuoto, occorre rimanere aperti ai segni dell'impegno di Dio e accompagnarli con fiducia. Li accompagnerò con fiducia? Mi chiuderò nel senso di un vuoto che distrugge? O mi aprirò con fiducia alla parola?